In questo video ti spieghiamo come monitorare lo stato della batteria del tuo notebook per capire se ha ancora un'autonomia soddisfacente o se sia necessaria la sostituzione. Se ti sembra che la durata della batteria del tuo sistema si sia ridotta rispetto al normale, puoi verificare come migliorare la durata e verificare come viene utilizzata. Vai in impostazioni, seleziona alimentazione e batteria, oppure clicca sull'icona della batteria in basso a destra e poi ancora sulla batteria con il livello in percentuale. Qui hai alcuni consigli che Windows ti propone per migliorare la durata della batteria. E se fai clic su Utilizzo batteria, ti riporta più in basso, dove puoi vedere l'elenco delle applicazioni con la percentuale di utilizzo della batteria. Chiudendo le app o riducendo l'utilizzo, ti permetterà di far durare di più la batteria. Per sapere come disattivare le applicazioni che si aprono automaticamente all'avvio del PC, puoi guardare il nostro video Come velocizzare il sistema e migliorare le prestazioni. Puoi verificare la salute della batteria tramite il BIOS, così escludi una non corretta rilevazione del sistema operativo. Riavvia il PC e premi ripetutamente il tasto F2 sulla schermata del logo Dell. Si aprirà la pagina del BIOS. Il layout può cambiare in base alla versione, ma varrai comunque le informazioni. Nella pagina principale hai la sezione Power e qui hai l'informazione sul valore della carica della batteria e lo stato di salute. Se è eccellente, va bene. Se si verifica un problema con la batteria del sistema, è qui che verrà mostrato. Poi clicca su Exit per uscire. Puoi anche usare Dell Support Assist per eseguire un test rapido sulla batteria del sistema, per rilevare eventuali problemi, anche se non tutti i modelli hanno questa possibilità. Cerca e apri Support Assist. Vai nella scheda Guida alla risoluzione dei problemi, espandi Risolvi i problemi del PC, poi espandi Desidero verificare un componente hardware specifico e tra i vari componenti clicca su Batteria. Support Assist eseguirà un test e una scansione hardware della batteria e ti dirà se è stato passato correttamente oppure no. In caso contrario, prendi nota degli eventuali errori visualizzati e contatta il supporto Dell tramite i social media per ricevere assistenza. E poi clicca su Fine per chiudere. Sul nostro sito trovi altri video che possono esserti utili per eventuali problemi e consigli per la batteria e per l'alimentatore. Abbonati al canale, così sai quando pubblichiamo nuovi video. E fai like al video. Ciao e a presto!